Oggi parleremo di questo film, Ghostbusters 2, probabilmente il più grande sequel della storia del cinema. Questa non è solo una recensione, non è solo una review, ma è anche una collezione di segreti, di misteriosi segreti intorno a questo film. La storia la sappiamo, siamo 5 anni dopo, i Ghostbusters sono ormai dimenticati, Egon lavora come scienziato all'università, Peter invece fa conduttore di uno programma che si chiama Mondo Medianico, Winston e Ray intrattengono bambini smorfiosetti alle feste, Ray ha anche l'occulto teco dove vende libri strani magici di magia. Ma veniamo al dunque, gli acchiappafantasmi con la solita attrezzatura ormai messa in cantina non fanno più niente, ma a un certo punto un giorno Oscar, il figlio di Dana, dentro la culla, parte impazzita questa culla, finisce in mezzo alla strada e va a rivolgersi a Egon. Gli acchiappafantasmi indagano sul fatto e scoprono che praticamente dentro, nel sottosuolo di New York, c'è una strana melma morale che cattura vibrazioni negative e che serve a qualcuno, perché al museo dentro un quadro è entrato lo spirito di un tiranno moldavo, un certo Vigo, che si vuole impossessare del mondo. I nostri eroi che cosa fanno? Creano una melma speciale, una melma buona, capace di catturare vibrazioni positive, animano la statua della libertà e vanno a liberare Dana, che è stata catturata da Vigo e dal suo servo Janosch, perché Vigo, lo spirito maligno, vuole impossessarsi del figlio di Dana per poter reincarnarsi nel mondo e dominare il mondo. Ma gli acchiappafantasmi, animando la sua libertà con la melma positiva, irrompono al museo, riportano lo spirito dentro il quadro, salvano Dana, il bambino e New York. E ora veniamo alle 5 rivelazioni, ai 5 segreti, alle 5 cose che non sapevate su Ghostbusters 2. Numero 5. Il bambino che all'inizio del film dice a lei: mio padre dice che vendete fumo e merda, e per questo che stai finito in zeppa all'aria, altri non è che Jason Reitman, figlio del regista del film, Ivan Reitman. Lo psichiatra del manicomio in cui vengono ricoverati gli acchiappafantasmi, altri non è che il fratello di Bill Murray, Brian Dalmary. Il bambino Oscar è interpretato da due gemelli. Questo è stato fatto perché, per regola, in America un bambino così piccolo non può stare troppo tempo sul set, e quindi praticamente con due si alternavano. L'attore che interpreta Vigo è un tizio il cui nome è difficile da leggere, che si chiama Willem Bol Humble, credo. Comunque, in ogni caso, l'attore che interpreta Vigo è un ex wrestler. Max von Sydow ha doppiato Vigo nella versione originale del film. E con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ladies and gentlemen, e non dimenticatele, we are gonna call! Ciao, se il video ti è piaciuto, alza il pollicione, regalami un mi piace, iscriviti al mio canale o alla mia pagina Facebook, oppure guarda un altro video!